Ciao a tutte, oggi vi ho riportate nel mio bagno perché voglio parlarvi dei prodotti che uso per la mia skincare quotidiana. Avevo già fatto un video di questo tipo, ma siccome ho aggiunto diversi prodotti, che magari alterno anche una sera uno, una sera l'altro, rifaccio il video e ve li mostro, in diretta, diciamo. Allora, di solito, il mio strucco serale inizia con lo struccante per occhi e io alterno questo qui a questo. Allora, questo è una mini taglia, neanche tanto mini in realtà, di uno struccante bifasico che mi è stato mandato da una ragazza tramite il gruppo Scambio, quindi ho fatto uno scambio con lei. Questo lei l'ha fatto in casa, quindi è uno struccante homemade. Bifasico, vedete ci sono le due parti, quindi lo si agita e lo si versa. Io di solito questo lo uso sui dischetti di cotone, questi qua della Cotoneve. Quindi si agita, se ne mette un po' sul dischetto e si passa allo struccaggio. Alterno questo a questo che avevo iniziato prima e che non sto ancora finendo, nel senso che sono arrivata a questo livello qui. Che è lo struccante delicato della Vivi Verde Coop, che mi sta durando veramente da tanto tempo. Entrambi questi prodotti sono molto validi. Ringrazio tantissimo la ragazza che mi ha mandato questo perché mi ci sto trovando molto bene. Non avevo mai provato uno struccante bifasico e mi sta piacendo molto. Dicevo, con entrambi mi sto trovando molto bene. Struccano perfettamente senza bruciare gli occhi, per cui benissimo. Procedo. Come latte detergente sto usando questo qui in alternanza con questo. Allora, questo è il latte detergente al propoli della Fitocose di cui vi ho già parlato in un video e l'ho messo tra i promossi perché mi sta piacendo davvero molto. Questo qui è il latte tonico 2 in 1 lenitivo della Delidea. Dunque questo è quello per pelli sensibili al fisalis e fiori d'arancio. Questo qui mi è stato inviato dall'azienda per provarlo insieme ad altri prodotti che poi vi mostrerò. Quindi quando li avrò usati per un po' di tempo, insomma, vi farò una mega review sulla Delidea e anche sulla Bionova perché di queste due ditte che poi in realtà sono prodotti della stessa azienda che è la Gala Cosmetici di Forlì, vi farò una recensione proprio molto approfondita. In ogni caso, allo scopo di questo video vi dico che allora, questo latte detergente della Fitocose vabbè, ve ne ho già parlato, quindi vado veloce. Mi sto trovando molto bene, è adatto per la pelle grassa impura, è piuttosto liquido come consistenza, ha un profumo divino secondo me, toglie molto bene il trucco, è molto delicato, mi piace molto. Questo qui, in questa confezione col tubo, lo alterno con questo perché per la mia pelle, che è grassa, sostanzialmente mista, ma insomma grassa, diciamo, è piuttosto pesante, ha una consistenza molto molto corposa, sembra quasi una crema più che un latte detergente, per cui non vorrei che la mia pelle si appesantisse troppo. È vero che è comunque un prodotto a risciacquo, però quando lo stendo sulla pelle sento che comunque la mia pelle si appesantisce, per cui non uso sempre questo, li alterno, diciamo una sera uno, una sera l'altro. Scusate, devo dire una cosa importante. Per stendere questi prodotti io sto usando questo pannetto, che è un pannetto in microfibra. Se vedete, questo qui dietro, è il mio accappatoio. È un accappatoio della Calessi che mi è stato regalato, credo, per Natale scorso, forse. Questi accappatoi, perché ne ha uno uguale mio marito in azzurro, avevano nella confezione una sorta di borsina tipo per portarsi, che ne so, lo shampoo e il docciaschiuma in piscina o in palestra che io non utilizzavo. E quindi cosa ho fatto? Ho ritagliato le due borsine che contenevano appunto gli accappatoi e
gli ho messo un piccaglino, le ho bordate con la macchina da cucire e sono diventate dei pannetti in microfibra da strucco. Mi ci sto trovando divinamente perché sono ultra lisci, sembra quasi velluto, sono riutilizzabili, non dico all'infinito, ma insomma quasi, nel senso che vanno molto bene, no? Si stende il latte detergente piuttosto che il tonico, si passa sul viso e poi basta lavarli. Io di solito li lavo a fine serata con una saponetta normale e poi tipo una volta alla settimana gli faccio fare un giro in lavatrice. Questo mi ha permesso di passare da 3 dischetti di cotone usati ogni sera, uno per lo struccante, uno per il latte detergente e uno per il tonico. Adesso ne uso uno solo per lo struccante occhi, dopodiché per il latte detergente e il tonico io procedo con questo pannetto. Ne ho per una vita perché ritagliando le borsine me ne sono venuti fuori uno sproposito e quindi sarò a posto per la prossima vita in quanto a pannetti per lo struccaggio. Benissimo, a questo punto io non procedo con lo sciacquo ma procedo con il tonico, per il semplice motivo che questo tonico che sto usando, anche questo da una vita, qui non c'è la confezione trasparente per cui non vedo il livello, ma comunque dovrebbe essere abbastanza bassino. Questo tonico contiene dei tensioattivi, per cui ritengo sia utile sciacquarlo. Per cui, come ulteriore pulizia dopo il latte detergente, procedo con il tonico e solo dopo procedo con la detergenza. In questo periodo io sto usando, e anche di questo vi ho già parlato, questo gel detergente viso purificante della Delidea, della linea mela e bambù. È in questa confezione con il dispenser, è un gel detergente che io sto amando letteralmente perché è molto profumato, delicato, fa poca schiuma, lo posso usare anche sugli occhi perché non brucia assolutamente, è adatto per le pelli miste, quindi per la mia è perfetta. Cosa dire, lo sto adorando, per cui sicuramente ve ne ho già parlato nelle scoperte del periodo, sicuramente quando farò appunto la recensione dell'idea ne riparlerò benissimo. Questo qui lo uso sia da solo che una sera sì e una sera no più o meno, in associazione alla Konjac Sponge. Questa qui è una patata, un tubero, che viene arricchito con diverse argille per renderla adatta a diversi tipi di pelle. Io ho questa qui verde che è adatta per le pelli miste, c'è anche dunque rosa per le pelli secche, delicate mi pare, nera per le pelli grasse, rossa per non mi ricordo più che, comunque ce ne sono di diverse tipologie per le diverse pelli. Questa qui io non la uso tutte le sere perché vedete adesso è ancora morbida perché l'ho usata ieri. Bisogna una volta usata, una volta messa sotto l'acqua appunto e usata o con il detergente o anche da sola, vedete che ha questo filetto, bisogna appenderla in un posto in cui si asciughi bene fino alla volta successiva. Quando si asciuga diventa più piccolina e poi una volta ribagnata ridiventa bella cicciotta, perché altrimenti fa la muffa. Io questa la sto usando da quest'estate, quindi sono diversi mesi che la sto usando, non dà ancora segni di cedimento e mi sto trovando benissimo. Vi dico che le sere in cui la uso comincio a massaggiare il viso appunto con il detergente e non smetterei più perché fa veramente sul viso un massaggio delicatissimo, una esfoliazione proprio molto 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 delicata ed è proprio, è una consistenza, forse la vedete anche, è proprio morbida, è soffice, cicciotta, quindi è davvero davvero un piacere usare questa spugnettina che però appunto non utilizzo tutte le sere perché bisogna che si asciughi ben bene prima di passare all'utilizzo successivo.
e questo le permette di durare diversi mesi, insomma. Ok, allora, finito con la detergenza, passo a spruzzarmi sul viso l'acqua di rose. Questa è dell'HD, sono all'incirca quasi a metà. Faccio uno spruzzo su viso e collo, tampono un pochino con le dita e passo ai prodotti successivi. Allora, contorno occhi. Sto alternando questi due, che sono quello della Vivi Verde Coop, che è una crema gel, diciamo, una crema abbastanza leggerina, con questo, che anche questo è derivato da uno scambio, ed è il contorno occhi borse occhiaie della Delidea. Anche questo credo che sia della linea Physalis e Fiori d'Arancio, credo, non c'è scritto, ma credo di sì. Comunque vi farò sapere. Allora, mi sto trovando molto, molto, molto bene con entrambi. Questo è più cremoso, tra l'altro vedete ha questa bella confezione con il dispenser, è leggermente, vedete, è leggermente rosato. Io lo uso questo qui, poi vi faccio vedere anche cosa uso la mattina. Questo qui mi dà proprio una sensazione di idratazione, di morbidezza. Mi sta piacendo davvero davvero tanto, lo sto usando da qualche giorno, appunto in alternanza con questo. Mi stanno piacendo tutti e due, beh, davvero molto. Li trovo entrambi molto nutrienti, senza che mi creino i grani di miglio, senza che risultino troppo pesanti, quindi sono assolutamente degli ottimi prodotti secondo me. La mattina invece, per usare un prodotto un pochino più leggero, uso questo gellino contorno occhi fatto da me con ricetta di Carlita. Questo è il gel contorno occhi, vedete che ormai lo devo quasi rifare, è il gel contorno occhi a base di gel d'aloe vera con acido ialuronico, con l'olio di rosa, adesso non mi ricordo più cosa ci ho messo, comunque se vi interessa vi lascio poi il link del video di Carlita in cui diceva come farlo. Io non l'ho messo in un roll-on perché non ce l'avevo, ma l'ho messo in questa mini jar della neve. E quindi questo lo uso la mattina perché è un pochino più leggero e essendo un gel dà un po' un effetto, più che idratante, dà un effetto tensivo, quindi tende a distendere un pochino le rughette e quindi mi va bene in questo senso. Poi, se ho qualche brufoletto, e in questo periodo devo dire che sono abbastanza fortunata e non ne ho. Comunque la sera uso questo gellino della Sante Nature Cosmetic da mettere proprio sul brufoletto in modo da farlo asciugare prima. E non so bene per quale motivo, ma questo mi viene da usarlo la sera. Invece la mattina uso questo qui, che è sempre uno stick della Delidea. È lo stick viso antiimperfezioni della linea Mele e Bambù. E probabilmente mi sono detta che questo mi viene da usarlo la sera perché ho l'impressione che sia leggermente più aggressivo in qualche modo perché contiene l'alcol, mentre questo non lo contiene. Quindi per un'azione forse più d'urto, diciamo, almeno questa è la mia impressione, uso questo la sera e questo la mattina. Cioè nel momento in cui ho dei brufoli, ovviamente, non così a casaccio, quindi se mi serve uso quello. E poi come crema viso, ne sto alternando diverse. Allora, uno dei prodotti che sto usando negli ultimi giorni è questo campioncino di siero viso prime rughe della Delidea, sempre, che è sempre tra quelli che mi sono stati mandati dall'azienda per provarli. Questa è della linea Vitis e Melograno. È un siero, quindi è molto liquido come consistenza, ma vi assicuro che è molto, molto, molto idratante e delicato e mi sta piacendo molto. Un'altra crema che sto alternando, che per me è un cicinin troppo ricca, è questa crema viso della Bionova, anche questa mandatami dall'azienda. Questa è per pelli secche e sensibili. Per cui non fa proprio per me, nel senso che io non ho tutto questo bisogno di idratazione avendo la pelle
mista barra grassa, comunque da usare la sera come crema notte, appunto, va molto bene, non con un uso continuativo, nel senso che appunto la sto alternando con altre creme. Un'altra che uso ogni tanto, che mi sta piacendo tantissimo, è questa, anche questa mi era stata mandata dall'azienda, dall'Alchimia Natura, e la sto quasi finendo, ed è questa cremina che ha un veramente buonissimo, ottimo profumo di vaniglia, molto intenso, ed è la crema Bacco di vino, è una crema viso al vino rosso. Anche questa sarebbe per pelli secche, ma mi risulta talmente leggera, che non mi dà assolutamente fastidio, non mi appesantisce la pelle, mi piace da morire. Anche dell'Alchimia Natura vi farò una recensione dei prodotti che ho provato. La sto usando da parecchio perché comunque la sto alternando con altre creme e non vorrei mai che finisse, perché anche solo per sniffarmela è veramente, veramente una favola. Poi vedete qui che ho due creme della Vivi Verde Coop che in questo periodo sto lasciando lì perché hanno una scadenza abbastanza in là, quindi mi permette di usare altre creme. Comunque sono la crema idratante protettiva per pelli normali che di solito uso di giorno e questa che è quella per pelli mature che di solito uso la sera con in aggiunta però un pochino di gel d'aloe perché anche questa mi risulta un po' pesantina, quindi la uso in questo modo, ma queste due non le sto usando in questo periodo, le lascio per più in là. Un'altra crema che vedete qui è la crema Benecos al Q10. Allora, di questa crema vi avevo parlato nella review Benecos. Non mi piace tantissimo né per la consistenza che è troppo liquida e neanche per l'odore, ma ho trovato il modo per utilizzarla lo stesso. Questa la metto sul collo. Ha comunque il Q10 che è un importante fattore anti-age. Il collo ha comunque bisogno di idratazione perché comunque lo trucco e quindi lo strucco, no? Mettendoci un po' di terra, quindi la sera lo strucco. E quindi ha bisogno di idratazione, ha bisogno di fattori anti-age in modo che le rughe si formino il più in là possibile. E quindi ho trovato il modo per usare questa crema senza averla troppo vicino al naso, diciamo, che perché appunto l'odore non mi piace, e quindi la sto usando sul collo. Bene, quindi idratato il viso, idratato il collo, passo a idratare le mie ciglia con questa cremina che ho fatto, miscelando tra loro il gel di aloe vera con l'olio di ricino. In questo flaconcino che era di una mini taglia della Veleda, di un, cos'era, un latte tonico mi pare, è un bel flaconcino in vetro, sul tappo ho incollato questo scovolino di mascara ed è venuta fuori questa cremina piuttosto densa che vedete io come dire, ne pulisco l'eccesso qui sul barattoletto e procedo a distribuirla sulle mie ciglia, sia su quelle sopra che su quelle sotto. Questo perché? Perché comunque l'olio di ricino fa bene, e anche il gel d'aloe vera fanno bene alle ciglia, sono un rinforzante naturale, e anche perché spesso io non uso mascara Eco Bio, quindi durante il giorno le mie ciglia stanno a contatto con prodotti che magari non sono proprio il massimo. E quindi almeno durante la notte mi piace mettergli qualcosa che invece gli fa bene e quindi passo con questa cremina. Detto questo, cosa faccio? Metto la crema per le mani e sto alternando questa qui della Saponaria che adoro con la mousse al karité della Fleur de Lune, sono entrambi ottimi prodotti che veramente mi lasciano la pelle delle mani idratatissima fino alla mattina. Insomma, vabbè, ve ne ho parlato già in altri video, quindi non mi dilungo. Sono due prodotti assolutamente ottimi che sto adorando. Metto il lip balm della Une, anche di questo vi ho parlato nel video review della Une. Questo lo metto solo ed esclusivamente la sera.
per i motivi che vi ho già spiegato, vado a dormire. La mattina, poi, l'unica cosa che voglio aggiungere è che per la mattina sto usando questa crema che mi è stata inviata dall'azienda, e anche di questa presto vi parlerò. È una crema normalizzante, super idratante, per pelli miste, ed è della Xea Beauty. Quindi, siccome è una cremina, c'è scritto super idratante, ma non deve ingannare, non è assolutamente una crema pesante, anzi, è una crema molto piacevole da spalmare sul viso. La sto usando la mattina perché è, come dire, è abbastanza leggera, per cui può servire anche benissimo come base per il trucco, e quindi questa è quella che uso poi la mattina. Basta, credo di avervi detto tutto. Vi ho sfiancate con un video di 20 minuti sulla mia skincare, però vi ho mostrato abbastanza prodotti, insomma, tra quelli che uso quotidianamente. Ne avrei ancora qualcuno che uso sporadicamente, ma mi fermo qui perché magari vi siete anche già addormentate. E con questo vi saluto, fatemi sapere cosa usate voi per la vostra skin care, se avete dei prodotti in comune con me, se ne usate diversi, che esigenze di pelle avete, fatemi sapere tutto nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!